piacere di avere con noi per il film In guerra il regista Davide Sibaldi e l'attore Fausto Cabra. Qualcuno ha usato l'espressione per il film fiaba dark, però è meglio mettere una dark fiaba perché parte molto dark e sì, l'aspetto fiabesco viene fuori così un po' improvvisamente. Dato che comunque il protagonista è uno scrittore di libri per bambini, mi interessava sviluppare una storia che fosse anche a sua volta una storia che potesse essere benissimo per bambini, solamente leggermente per adulti. La cosa che interessa sempre a me è dare in ogni storia un finale positivo, cioè in modo che si parte da una situazione molto tetra e si procede in un'evoluzione in bene del personaggio principale e delle persone che lui riesce a portare con sé. Quindi anche da quel punto di vista sì, è un po' differente dalle fiabe dei Grimm, che spesso sono molto, cioè, diciamo, dark. Sì, infatti quelle partono dark e finiscono ancora più dark, ma invece cominciava dark, sì. E appunto, è proprio, comincia di notte e finisce con la luce del sole. Com'è che si sta nella parte di uno che ha una rabbia, violento, esplode? No, è molto divertente, anche perché... cioè, anche perché il film gioca in modo anche contrastato e ironico su questa cosa, il fatto che appunto scrive fiabe ed è così, cioè parte già da una situazione molto ironica di base, e questo è molto divertente perché anche i dialoghi di questi due sembra una crisi di coppia ma messa in un contesto da western metropolitano. Abiti a Piazzale Tiepolo? Cambia tono. Sì, scusami, abiti a Piazzale Tiepolo? E si affrontano dei problemi che io sento nella mia vita anche da persona che fa cultura in Italia oggi, di situazioni bloccanti, tutta una serie di cose. Lei si affronta in un contesto che è chiaramente più gigante, hai immenso. Tutta Milano a disposizione. Sì, questa cosa è molto divertente, fa anche spesso, anche noi quando facciamo le scene ci veniva da ridere perché il contrasto è molto bello. Dove stiamo andando? Avevi detto che questi posti sono pericolosi. Non possiamo tornare sui binari, non sono sicuri, dobbiamo tagliare. Aspetta, aspetta. Fico, guarda. Scusami, avevi detto che di là ci sono le bande. I binari non sono sicuri, li riprendiamo più avanti. Dopo il ponte c'è la fermata della sostitutiva, no? Senti, se noi non sapessimo che lui è uno scrittore di libri per bambini, non lo immagineremmo assolutamente che faccia un mestiere, perché è cattivissimo. E una cosa molto divertente era avere come protagonisti non due sbandati o pazzi come potrebbe essere nel cinema americano d'azione classico, ma due persone che sono due intellettuali all'interno del panorama italiano. Perché lei è un arpista e lui uno scrittore di libri per bambini. Arpista con la P, eh. Sì, sì. Arpista che suona anche la cetra, no? Proprio per cancellare ogni possibile rimando a film di genere come protagonisti che possono essere assassini o vari criminali. Lo sapevo che eri un buono, lo sapevo. Davide ha una cosa che, per cui io mi sono innamorato del lavoro con lui, che lui il limite non lo subisce, lo sceglie. Io spesso ho incontrato persone, ma sia a teatro che al cinema, che non fanno le cose se non perché non hanno il budget. Lui aveva a disposizione una produzione che gli dava il budget, lui ha scelto di non avere budget perché era curioso di vedere che cosa poteva fare lui da solo con le sue mani. Penso che questa sia un grosso esempio di come uscire da un momento di crisi. Tutta una serie di vincoli che vengono imposti e che sembrano insormontabili, no? Se non hai minimo 50.000 euro non puoi fare un film. Non è vero, non è vero. Se uno sceglie di ripartire dall'ABC
Che cos'è essenziale? Un operatore, un regista e degli attori e delle idee. Che si abbia il coraggio di inseguire la propria curiosità a prescindere dal contesto. Infatti, per esempio, nel film questa città non si sa quanto davvero è pericolosa o quanto no. Certo, se ci fossero stati gente che spaccava la testa così sarebbe stato un pericolo oggettivo, ma il pericolo è nella testa di queste persone. A volte le reazioni sembrano quasi sproporzionate, ma è perché è così il momento di crisi che noi ci hanno inculcato la paura dentro, e quindi uno ha una situazione di immobilità e di blocco slegata da veramente quali sono i fantasmi esterni, perché è solamente un gioco di proiezioni. Ma vuoi sapere una cosa? Vuoi? Le persone o si salvano da sole o non si salvano. No, io credo che... Cos'è che devi espiare, eh? Niente. Hai ucciso qualcuno? Spacciavi droga? Perché ti fa così paura la dolcezza?